Ciao a tutti, siamo alla fine del viaggio, siamo al Festival della Viandanza qui a Monteriggioni, in questo posto bellissimo, e siamo con Barbara Pierro, di cui abbiamo ampiamente parlato in questo viaggio perché è una delle storie più rappresentative dell'Italia che cambia. Ti va di raccontarci, Barbara, proprio in due parole, cosa fai? Si tratta di chi rom e chi no, e ecco, com'è nato e cosa fa questo progetto? Sì, il nome stesso di chi dorme e chi no può dare indicazioni di quello che siamo. Infatti in napoletano vuol dire chi dorme e chi non dorme, ma anche chi è rom e chi non è rom. Attraverso un'azione, un processo pedagogico, culturale e sociale proviamo a lavorare in prossimità della gente che vive nei territori. Siamo radicati nel territorio per scelta da oltre 14 anni e mettiamo in moto dei processi di cambiamento attraverso un lavoro partecipe costante delle persone alle quali ci rivolgiamo, in un'azione che non fa distinzioni tra le etnie delle persone che abitano il quartiere, perché Scampia è un quartiere abitato da rom e da sottolineiamo che tutto questo avviene a Scampia, appunto, avviene non a Scampia, periferia nord di Napoli, periferia complessa e purtroppo nota la cronaca solo per gli aspetti negativi, ma invece è una periferia dove il fermento sociale, culturale e politico, dalla riappropriazione di spazi all'invenzione di strumenti economici in grado di dare risposte concrete in termini di lavoro e di emancipazione sociale e culturale è molto forte. Bene, grazie. Poi tra un po' di tempo uscirà anche un'intervista molto più completa a Barbara, che ci racconterà nei dettagli tutto il suo progetto, anzi i suoi progetti, perché sono più di uno. Intanto grazie e ciao a tutti da Monteriggioni.